Perfetto, quindi dovremmo esserci. Possiamo procedere con l'appello, dottoressa. Sì, allora, registri presenti, quindi Riccardo Sanna, Presente. Graziella Gambella, Presente. Roberto Piras, Presente. Marco Sanna, Presente. Andrea Frau, Presente. Roberta Lambroni, Presente. Marilena Indaguru, Presente. Stefano Cuccas. Presente. Mi sa che ho citato tutti i presenti e invece quelli che non chiamo anche io che sono ovviamente assenti e sto guardando tutti quelli che trovo collegati sul sito. Li ho chiamati tutti, giusto? Okay. E sono presenti un 9. Sì. Quindi sono le ore 19:05, constatato il numero legale dei presenti, dichiariamo la seduta aperta. Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo il documento unico di programmazione semplificato, DUPS, per il periodo 2023-2025, articolo 170,1 del decreto legislativo 267-2000. Quindi, come sappiamo, si tratta di un adempimento propedeutico al bilancio di previsione che, come sempre, deve rispecchiare fedelmente le linee programmatiche che l'amministrazione comunale ha presentato all'atto del proprio insediamento e l'articolo 151 della legge 267, appunto, stabilisce infatti che gli enti locali ispirino la propria gestione al principio della programmazione. Il DUPS, che per il nostro ente viene redatto in forma semplificata, in quanto comune sotto i 5.000 abitanti, deve essere deliberato entro il 30 settembre di ogni anno. Dovremmo ormai conoscerne a memoria o quasi i contenuti, quindi per questo eviterei di ricapitolarli integralmente e mi concentrerei invece sullo stato di attuazione dei programmi contenuti appunto anche nel DUPS, anche in funzione delle risorse che a giugno scorso abbiamo stanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Ci sono infatti diverse procedure avviate per il raggiungimento dei vari obiettivi. L'ufficio tecnico ha proceduto con l'indizione delle manifestazioni di interesse per l'affidamento degli incarichi di progettazione per diversi interventi che abbiamo programmato e che sono presenti nel DUPS. È stata aggiudicata e affidata la progettazione per il rifacimento della piazza Beata Vergine della Neve, per la quale l'architetto sta già lavorando, in stretto contatto anche con la soprintendenza, in quanto siamo in pieno centro storico, e a breve ci presenterà le soluzioni progettuali percorribili, coerenti con il piano paesaggistico regionale, appunto trattandosi di intervento in centro storico. Ricordo che per la realizzazione dell'opera sono stati stanziati 200.000 euro e si tratta di qualcosa di molto importante perché per la prima volta nella storia, in quanto non c'è mai stata una piazza, quella presente attualmente è l'unica, prima di allora c'erano solo edifici, questo è emerso dalle ricerche in catasto, e quindi si tratta di qualcosa di molto importante perché per la prima volta diciamo che dovremmo riuscire a rendere alla chiesa parrocchiale una piazza, diciamo così, degna di una chiesa parrocchiale che potrà finalmente essere fruibile e soprattutto in sicurezza, in quanto attualmente rappresenta una barriera architettonica unica. Allo stesso modo è in itinere il lavoro di progettazione per la realizzazione del chiosco bar ai giardini pubblici, che prevede la messa in opera anche del modulo dei bagni pubblici, che rimarranno indipendenti anche rispetto al chiosco, una cosa essenziale per poter garantire una maggiore fruibilità dei giardini anche in occasione di eventi. Sono in fase di progettazione anche i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del campetto in erba sintetica sulla via Dante. Come sappiamo, dovrà essere ricavato un accesso indipendente dalla via Argiola, sistemate le recinzioni perimetrali, insomma, messa in sicurezza in generale un po' tutto l'impianto. Anche questo intervento è molto importante, uno spazio molto fruito dai ragazzi e dai giovani. Sempre nell'ambito delle risorse che abbiamo stanziato a suo tempo con l'applicazione di avanzo nei mesi precedenti,
Dovrebbe essere in procinto di conclusione anche lo studio archeologico con il progetto di riordino al nuraghe Santusciori, che prevedrà anche uno scotticamento del suolo, che sarà determinante per riuscire a rendere visibile la struttura del nuraghe e sarà indubbiamente un altro importante punto di partenza che, al quale poi ci auspichiamo seguono degli ulteriori interventi, insomma, piano piano poi si arrivi a scavare nel vero senso della parola il nuraghe. Intanto dobbiamo farlo conoscere e scoprire sempre nuove cose. Queste opere entro l'anno potranno essere sicuramente appaltate per l'esecuzione dei lavori, non appena i progetti saranno appunto pronti, e poi ci sarà modo anche di confrontarci una volta che i professionisti presenteranno formalmente i progetti. Sono invece già in itinere gli interventi di sistemazione dell'asilo nido comunale, dove sono adeguati degli spazi all'interno, in particolare nei bagni. È stata installata una vasca appunto per lavare i bambini e altri adeguamenti nei bagni. E si sta sistemando in questo momento anche l'area esterna affinché sia fruibile dai bambini, che durante la stagione primaverile ed estiva potranno quindi svolgere in sicurezza anche attività all'aperto. Anche quest'anno, fra l'altro, abbiamo avuto il pieno delle iscrizioni. Sono stati consegnati proprio ieri mattina i lavori per la messa a norma degli impianti di depurazione delle acque reflue del campo di tiravolo e dell'impianto di potabilizzazione, dopo tante gare andate deserte. Quindi siamo contenti di esserci riusciti, insomma, quindi a breve sarà realizzato e concluso anche l'evento, anche questo intervento. Sono stati eseguiti gli interventi di ripristino dei diversi cedimenti stradali che nei mesi scorsi avevano interessato alcuni punti del centro urbano, interventi che si completeranno probabilmente nelle prossime settimane, in quanto è rimasto ancora qualcosina da fare in perizia, quindi sfruttando anche il ribassi d'asta. E anche queste erano risorse previste nell'attuale esercizio finanziario del bilancio e ovviamente anche nel DUS. Sulla base dell'ultima variazione al bilancio, se ricordate, avevamo anche stanziato dei fondi necessari per la progettazione della nuova pista di atletica leggera e per l'adeguamento degli spazi annessi. Dunque l'ufficio tecnico sta lavorando anche su questo fronte, ha incaricato il professionista per la progettazione coordinandosi anche con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e quindi stiamo ufficialmente partecipando al bando Sport e Periferie che la Regione ha pubblicato e dovremmo avere anche delle ottime probabilità di essere finanziati, per cui incrociamo le dita e speriamo di poter annunciare nel corso dei prossimi mesi anche l'appalto per i lavori di realizzazione della nuova pista. Aggiungiamo qualche altra nota di aggiornamento in merito allo stato di attuazione degli altri programmi, giusto per citare le cose più significative. Si è svolta con successo anche quest'anno la seconda edizione del Festival Culturale Robes Gidrosu, voluto e patrocinato dall'amministrazione, grazie alla collaborazione e al lavoro immenso delle associazioni culturali, che colgo l'occasione di ringraziare. È sempre in corso la campagna di prevenzione del randagismo, contro il randagismo, attraverso la microcipatura gratuita che sosteniamo periodicamente, man mano che i proprietari dei cani si iscrivono, e anche attraverso la campagna delle sterilizzazioni gratuite, che anche quest'anno abbiamo finanziato, nel DUPS ne viene data evidenza. È stato inoltre bandito per ben due volte il bando per l'assegnazione dei lotti PEP disponibili. La prima volta sono stati assegnati due lotti a due famiglie e attualmente è in corso un secondo bando, in quanto sono state è stato manifestato interesse da parte di diversi cittadini, quindi è stato riaperto un secondo bando, visto la disponibilità di altri lotti, attraverso il quale si auspica di poterne assegnare degli altri, affinché quindi si dia la possibilità di completare il piano per gli insediamenti per l'edilizia residenziale pubblica e al tempo stesso agevolare le famiglie che volessero realizzare la prima casa. Oltretutto, a questo proposito, siamo anche stati beneficiari di contributi ministeriali, se ricordiamo li abbiamo iscritti nella precedente seduta di consiglio, per i quali entro l'anno dovrà essere espletato l'apposito bando di concessione e quindi le famiglie interessate potranno beneficiare di questi contributi anche per
la ristrutturazione o l'acquisto della prima casa. È stata poi data attuazione anche degli interventi di pulizia dei canali, intervenendo nei punti più sensibili, più critici, in particolare in prossimità dei ponti e attraversamenti, oltre alla pulizia del canale di Via La Marmora, che rappresenta uno dei principali punti di sfogo. Pare che stiamo riuscendo a tenerlo pulito dall'infestazione delle canne, che stanno venendo trinciate insistentemente. Infatti, la ricrescita è avvenuta solamente oltre il canale e non più all'interno e a ridosso della strada. Faremo di tutto per cercare di impedire che venga nuovamente infestato. Questo in breve è lo stato di attuazione delle opere, degli interventi che abbiamo previsto nel DUPS per le quali abbiamo stanziato poi risorse sia nel bilancio di previsione all'inizio dell'anno e sia con le quote di avanzo di amministrazione a giugno di quest'anno. Se non ci sono interventi, proporrei di votare quindi per la deliberazione del DUPS. C'è dato l'appello nominale? Sì, va bene. Allora, Riccardo Sanna. Favorevole. Bravo Andrea. Favorevole. Lambroni, Roberta. Favorevole. Sanna Marco. Favorevole. Stefano Pruccas. Favorevole. Gabriele Costu. Favorevole. Gambella Graziella. Favorevole. Silas Roberto. Favorevole. Marilena Indaguru. Favorevole. Ok, unanime. È previsto anche votare per l'immediata esuibilità, in quanto è prossima la scadenza, appunto, il 30 di settembre. Allora, o ripercorro con la colonna lineare, oppure se tutti i critici siete favorevoli, io non lo ripropongo. Va bene. Possiamo anche non ripeterla, se tutti siamo favorevoli, insomma. Se qualcuno dissente, lo dica adesso. Ok. Nessuno. Quindi. Favorevoli anche tutti per l'immediata esibilità. Ok. Procediamo con l'ordine del giorno. Al secondo punto abbiamo la ratifica di una deliberazione della Giunta Comunale, la numero 81 del 2022, che riguarda una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Allora. Quindi, come spesso avviene, nei casi d'urgenza, in virtù della imminente necessità di iscrizione di risorse in entrata, la Giunta Comunale provvede a deliberare le apposite variazioni di bilancio, che poi di norma devono essere ratificate con deliberazione in Consiglio Comunale, in base all'articolo 175 della legge 267-2000. L'adozione di questa variazione che si è effettuata con la delibera di giunta il 12 settembre scorso, si è resa necessaria per l'iscrizione di diverse entrate da gestire appunto nell'imminente. Vediamo quindi quali sono in dettaglio le principali voci oggetto della variazione. Abbiamo iscritto un contributo straordinario erogato da parte della Regione Sardegna, di cui l'ex articolo 25 bis della legge regionale 23 del 2005 per un importo di euro 6.056,03 che riguarda servizi sociosanitari. Poi un contributo di cui la legge regionale numero 1389 per euro 4.436 che riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in particolare dove sono presenti i disabili. E questo è un bando che ogni anno l'ufficio tecnico appunto bandisce e cura, e quindi poi partecipano i soggetti o le famiglie che avessero necessità di abbattere o superare
varie architettoniche nelle proprie abitazioni private, in particolare dove ci sono anche magari servizi igienici non accessibili da una persona disabile o quant'altro. Quindi questa è un'integrazione al contributo che annualmente riceviamo per euro 4.436. Poi abbiamo avuto un trasferimento di cui al fondo di sostegno comunale erogato dal Ministero a seguito del DPCM del 30 settembre 2021 per un totale di euro 128.601 suddiviso per 3 annualità. Questo contributo potrà essere utilizzato per sostenere le imprese e le famiglie secondo delle specifiche linee guida di cui poi verremo messi a conoscenza, insomma, dobbiamo valutare esattamente che cosa fare. In generale, comunque, sarà per il sostegno alle imprese e famiglie. Stiamo poi beneficiando di un finanziamento per il sostegno del servizio di nido comunale per euro 7.673, relativo all'esercizio finanziario 2022. E questo ci fa piacere perché comunque le spese sostenute per il mantenimento del nido sono abbastanza cospicue e comunque ci permettono di mantenere in piedi un servizio che si sta rivelando molto importante per la comunità e che in qualche modo, se vogliamo, disincentiva lo spopolamento. Stiamo inoltre iscrivendo le somme relative all'assegnazione di un lotto PIP, di cui abbiamo preso atto, se ricordate, nella precedente seduta di Consiglio Comunale, per un importo di euro 23.949, che l'assegnatario liquiderà al Comune a titolo di acquisto di acquisizione del lotto. Per concludere, abbiamo ricevuto una serie di finanziamenti anche consistenti, relativi al PNRR che ci stanno erogando per l'adeguamento e l'abilitazione dei servizi per la PA digitale, i quali prevedono la migrazione delle procedure informatiche del comune su server cloud, rendendo quindi più sicuri i dati e gli archivi digitali che non risiedono più fisicamente nel municipio e quindi in caso di qualsiasi problema, insomma, non rischiamo di perderli. E inoltre per l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale con SPID e carta d'identità elettronica, attraverso l'inserimento dei servizi comunali anche nell'applicazione ministeriale IO. Quindi sostanzialmente si tratta di una serie di misure stabilite dal Ministero, quindi finanziate interamente dal Ministero, che dovrebbero favorire ulteriormente e semplificare e agevolare l'interazione digitale tra cittadino e comune, sia attraverso l'utilizzo delle app che attraverso il sito web dell'ente. E quindi, niente, queste sono le voci iscritte in entrata in questa variazione che va ratificata dal Consiglio Comunale, così come prevede l'articolo 175. Ci sono interventi, propongo di votare anche per questo punto. Allora, procedo con l'appello nominale come prima. Riccardo Sanna. Favorevole. Bravo Andrea. Favorevole. Lambroni Roberta. Favorevole. Sanna Marco. Favorevole. Stefano Crucas. Favorevole. Gabriele Cossu. Favorevole. Gambella Graziella, Favorevole. Tina Roberto, Favorevole. Marilena Indauri, Favorevole. quindi unanimità. E poi per l'immediata eseguibilità, perché in questa sala di eseguibilità facciamo come prima, se per voi va bene, se siete tutti d'accordo, se va per votata anche in mio eseguibilità, ma che qualcuno non voglia di sentire. Va bene. Quindi ando con le video. Ok. Quindi possiamo procedere con il terzo punto all'ordine del giorno. Programma di sviluppo regionale 2020-2024,
Programmazione territoriale, missione 3.3.3, programmazione territoriale, CRP 36, percorsi di accoglienza e sostenibilità nel territorio della Terra Cruda. Presa d'atto, sottoscrizione definitiva dell'accordo di programma e conferimento delega all'Unione dei Comuni Terre del Campidano per l'attuazione del progetto di sviluppo territoriale. Dunque, come sappiamo, il Comune di Pabillonis fa parte dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano, che al momento è rappresentata da me come presidente. Dell'Unione fanno parte, oltre al Comune di Pabillonis, anche i comuni di San Gavino, Sardara, San Massi, Serrenti e Serramanna. Dal 2017 l'Unione ha intrapreso un percorso nell'ambito della programmazione territoriale, quindi della partecipazione al programma di sviluppo regionale. Un percorso abbastanza lungo e tortuoso, direi, durato ben 5 anni a oggi, e che negli altri enti ha visto anche l'avvicendamento di diversi sindaci e di diversi amministratori. È un progetto di sviluppo di rete, proprio perché è questa la prerogativa imprescindibile per la partecipazione al programma di sviluppo, e viene denominato percorsi di accoglienza e sostenibilità nel territorio della Terra Cruda. È un progetto importante, da ben 14 milioni di euro erotti, di cui appunto l'Unione dei Comuni beneficerà a vantaggio di tutti e 6 comuni che ne fanno parte. L'Unione ha già sottoscritto l'accordo di programma con il Presidente della Regione, con l'assessore regionale preposto, e si può dire quindi che siamo stati finanziati. Ma per poter proseguire con l'iter, siamo arrivati alla fase in cui ciascun comune dell'Unione deve prendere atto di questo importante risultato, riconoscendo l'Unione dei Comuni come soggetto attuatore degli interventi e individuando come RUP per il nostro comune, ovviamente, il responsabile del nostro ufficio tecnico. Per quanto riguarda il nostro territorio comunale, attraverso questo progetto, per un importo di euro 1.600.000 erotti, avremo finalmente la possibilità di recuperare il famoso edificio in terra cruda, sito nella via Roma, denominato Sudegano, e donato tempo fa dalla famiglia Cherchi. Un intervento che mira alla riqualificazione funzionale di questo stabile, nell'ottica di renderlo fruibile alla comunità e di creare un polo culturale custode della memoria storica, antropologica e architettonica del paese, e anche del territorio dell'Unione Terra del Campidano, in quanto, come abbiamo detto, è un progetto di rete. Un secondo intervento, per un valore di 350.000 euro circa, sempre nel nostro territorio comunale, riguarda invece la realizzazione di rami di percorsi ciclabili che vanno a raccordarsi alla rete ciclabile regionale, la quale attraverserà il paese anche sfruttando tratti di viabilità già esistenti. E questi rami praticamente permetteranno di collegare con questa rete ciclabile tutti e 6 comuni dell'Unione. Quindi praticamente il prossimo step, dopo questa presa d'atto da parte dei rispettivi consigli comunali, in quanto tutti i consigli comunali dei vari comuni devono deliberare per la presa d'atto, sarà quella di avviare la progettazione di dettaglio dopo aver costituito l'ufficio unico di progetto. Di questo ufficio unico di progetto appunto faranno parte i tecnici dei vari comuni dell'Unione. E niente, quindi praticamente in questa fase, diciamo, la Regione entro l'anno potrà trasferire all'Unione la prima tranche del finanziamento e quindi potrà iniziare il lavoro vero e proprio, in quanto in questa fase noi stiamo solamente parlando di idee progettuali, di schede. Non abbiamo una progettazione di dettaglio, in quanto non era appunto prevista per la partecipazione al bando, ma dovrà iniziare solo adesso che il finanziamento è stato accettato e una volta che sarà costituito l'ufficio di progetto. Quindi anche in questo caso avremo modo di partecipare anche, diciamo, durante la progettazione di dettaglio delle opere. Quindi, ripeto, il Consiglio Comunale è previsto, su richiesta del CRP, che prenda atto di questo progetto, di questo riconoscimento, e che riconosca l'Unione dei Comuni come soggetto attuatore degli interventi, che opererà per
tutti i comuni del Mignone. Se siamo d'accordo, proviamo di votare per prendere atto. Allora, propongo qui capendo il procedo con l'appello nominale. Riccardo Sanna. Favorevole. Bravo Andrea. Favorevole. Lambroni Roberta. Favorevole. Sanna Marco. Favorevole. Stefano Frucca. Favorevole. Gabriele Cossu. Favorevole. Gambella Gazzella. Favorevole. Silas Roberto. Favorevole. Marilena Indavu. Favorevole. Sì, unanime. Anche questa la dichiarato immediatamente del video. Sì, anche questa perché appunto è importante, la regione sollecita la produzione di questo atto. Ok, quindi come i punti precedenti, anziché procedere di nuovo con l'appello nominale, abbiamo permettato il mio possibilità, perché qualcuno non voglia risentire. Ok. Quindi, immediatamente del video. Ok, quindi diciamo che per questa seduta non sono previsti ulteriori punti all'ordine del giorno. Ci sarà sicuramente una prossima seduta nel quale abbiamo altri punti da portare. In particolare, mi diceva la responsabile dell'ufficio finanziario che abbiamo anche un'altra variazione al bilancio, quindi dovremo iscrivere altre nuove entrate. E quindi insomma ci aggiorneremo nei prossimi giorni con tutti i consiglieri per incontrarci come sempre e analizzare insieme i punti da portare in consiglio. Possiamo dichiarare chiusa la seduta, sono le ore 19:31. Okay. Grazie a tutti e grazie dottoressa per la disponibilità. Dobbiamo fare giunta dopo il consiglio. Sì. Buonasera a tutti. Buona serata. Grazie, buona grazie, serata. Buona serata a tutti. Ciao, grazie. Arrivederci. Arrivederci.